Incontro di cartello, Rieti, L'Aquila, partita valida per la terza giornata di campionato di Serie D Girone G. Gara dai grandi ricordi tra due formazioni storicamente amiche e nemiche. Con Fabrizio Tirelli in panchina, dopo aver scontato le 3 giornate di squalifica, l'11 Amaranto Celeste si è presentato con il duo d'attacco Scotto Marchegiani. Di contro, l'Aquila di Massimo Morgia ha presentato un 11 a trazione anteriore, con il capocannoniere del girone Simone Minincleri, davvero in grande spolvero. A dirigere l'incontro, definito per ovvi motivi la partita della sobrietà, il signor Mario Cascione di Nocera Inferiore, direttore di gara, risultato poi sicuramente non sufficiente. Pubblico delle grandi occasioni in tribuna centrale e sulla curva sud, in tribuna Rieti con circa 1.000 presenti, in curva L'Aquila con quasi 500 supporter. Gli schemi tattici 3-5-2 per il Rieti, 3-4-3 per L'Aquila. Neanche il primo giro di Lancette che da subito Rieti pericoloso con Gianmarco Bassini. La prima azione rosso-blu arriva al quarto con un tiro di Lavista fuori di poco. Al nono ci prova Bianchi dalla distanza, creando qualche problema di presa a Salvetti. La partita si fa maschia, ne fa le spese il rosso-blu russo, soccorso dai propri sanitari. Protagonista è il signor Cascione che non fischia nulla, scatenando le ire dei tifosi riatini. Il primo cartellino giallo è per l'aquilano Alfonso Pepe, cartellino che raddoppiato poi nel secondo tempo sarà fatale all'Aquila. Al 32esimo, occasionissima Aquila, tiro a botta sicura, sventato in una parosa mischia in angola. Termina dopo 2 minuti di recupero la prima frazione di gioco, davvero ben giocata dalle due squadre. Con le immagini di Samuele Angelucci passiamo al secondo tempo. 50 secondi di gioco e l'Aquila in vantaggio. Fa tutto bene Minincleri, forse il migliore del primo tempo, vola sulla fascia destra e mette in mezzo per Ganci, che di destro batte il portiere reatino. Risponde a Rieti Scotto che, imbeccato magnificamente, di testa gira alto. Al decimo l'episodio chiave, in negativo per l'Aquila. Seconda ammonizione a Pepe che viene espulso. Gli abruzzesi in inferiorità numerica soffrono, ma non mollano. Al 17esimo esce Cosentini ed entra Tirelli. Rieti preme e al 32esimo arriva al pareggio. Bellissimo cross dalla destra per Marchegiani, che non si fa pregare e di testa batte Salvetti, siglando il suo terzo gol in campionato. Mister Fabrizio Paris prova a vincere, inserendo una punta per un difensore. Esce Bianchi, al suo posto entra il veloce Jérôme Diémé, che spariglia la difesa abruzzese. È proprio sulla sua testa che arriva la palla che poteva risultare vittoria per il Rieti. Non succede più nulla e dopo 4 minuti di recupero termina la partita, ben giocata dalle due squadre, un punto ciascuno che fa classifica, anche perché si è solo alla terza giornata di campionato. Potevamo vincerla, potevamo perderla, l'abbiamo pareggiata. Gli episodi ci hanno favorito su qualche cosa, ci hanno svantaggiato su altre. Credo che una squadra completamente nuova come la nostra, con gente che è arrivata anche da poco, trovarsi in 10 in un campo come questo non è semplice. Oggi i ragazzi hanno fatto una grandissima partita contro un grande avversario che rispettiamo, però quello che il campo ha dato, che ci ha tolto sotto un punto di vista della sfortuna, credo, perché sembrava che la palla. Abbiamo provato in tutti i modi a fare gol, abbiamo cambiato 2 moduli in corsa, abbiamo finito con i 4 davanti, abbiamo provato di tutte. Purtroppo non è entrata, comunque siamo riusciti a trovare il pareggio. I ragazzi hanno fatto una grandissima partita sotto ogni punto di vista.